Alleluia e benvenuti a questa nostra rubrica Ben Rivista. Innanzitutto mi presento, sono Giampiero Cicchelli, coordinatore regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, Regione Lombardia. Allora, questa è la rivista che dà vita a questa nostra rubrica. È lo strumento ufficiale del Rinnovamento nello Spirito Santo, uno strumento preziosissimo perché è sia informativo che formativo, con dei contenuti sempre, come vedremo, attuali. È datata settembre 2014, però allo stesso tempo voglio porre alla vostra attenzione e sottolineare che è una rivista curata in ogni singolo dettaglio. In primis quello che balza agli occhi, ovviamente a primo acchito, è proprio la grafica, anche perché, come si suol dire, l'occhio vuole la sua parte. Però questo delinea anche, vi posso garantire, un grande amore, una grande passione, una grande abnegazione, dedizione, ecco, nel comporre questa rivista, e quindi veramente credo che meriti la vostra attenzione. Poi alla fine, se lo riterrete opportuno, anche eventualmente abbonarsi a questa stupenda rivista. Però ora analizziamola anche nei contenuti, ma soprattutto prendendo in esame, ovviamente per questione di tempo, un singolo articolo che è intitolato Educare alla cura della vita morale, e come vi dicevo i contenuti, parliamo del 2014, sono sempre attuali e credo che questo sia più che attuale. Ed è un articolo scritto da questo scrittore e giornalista Giuseppe Savagnone. Eccola qui, un po' sottolineata, anche perché è veramente un articolo molto bello e molto molto interessante, nonché, come vi dicevo, attuale. Allora, ritornare alle virtù significa riscoprire una morale dell'attrazione, non più dell'obbligo, che è quella proposta nel Vangelo. Come vedremo poi nella parte finale, è proprio quella frutto di quell'amore che Dio ha riversato nei cuori di ogni essere umano, che quindi diventa gioia, autentica libertà per chi l'accoglie e allo stesso tempo attrazione invece per il prossimo e soprattutto, lasciatemi dire, per i giovani, ma non solo, per tutta la società in genere. Allora dice, alle origini di questa difficoltà sta una diffusa reazione a tutto ciò che suona regola e di conseguenza comando o proibizione. Vietato vietare è uno degli slogan del 68 ed è un qualcosa che ancora la società odierna vive come retaggio, appunto, di questi anni del 68, come se la regola o le regole fossero impedimento al vivere appieno la mia libertà, quando invece le regole servono appunto per vivere meglio e fino in fondo, ecco, la propria libertà che è dono di Dio. L'articolo si struttura in queste due sezioni, due punti, vizi e virtù da una parte e la morale dell'attrazione, per l'appunto. Allora, vizi e virtù. Nella tradizione occidentale il concetto di virtù significava ben altro che obbedienza passiva a delle regole, ma invece si intendeva un coinvolgimento totale della persona, dell'essere umano. E qui viene in aiuto un dottore, un grande dottore della Chiesa, Tommaso d'Aquino: le passioni sono fondamentalmente buone e bisogna coltivarle. E il compito della ragione non è quello di reprimerle, ma di portarle alla loro piena e più matura espressione, che è data dal giusto mezzo fra un troppo e un troppo poco. Ad esempio, una persona è collerica se si arrabbia per un non nulla, ma allo stesso tempo anche l'esatto contrario, e quindi non arrabbiarsi mai per niente, rientra nel circolo dei viziosi. Quindi bisogna avere il giusto equilibrio, non è sbagliato arrabbiarsi, ma come ci si arrabbia e per che cosa. E qui ci viene in aiuto Gesù. In un episodio, quando Gesù scaccia appunto i mercanti dal Tempio. Marco 11, capitolo 11, dal versetto 15 al versetto 19. Ecco, questo è l'esempio, l'emblema appunto che ci fa capire che per la giusta causa e nel giusto modo diventa anche utile arrabbiarsi. Quindi giusto.
Oggi il vizio più diffuso non è un eccesso di passione e di desiderio, ma il loro indebolimento. Nella società consumistica, dove tutto è a portata di mano e si ottiene senza aver neppure il tempo di desiderarlo davvero. Cosa significa ciò? Significa che in una società consumistica dove tutto è a portata di mano, si vuole tutto e subito, non c'è neanche il tempo né di desiderare e né quindi di avere questa passione per ciò che si desidera, che invece andrebbe riscoperta questa passione, riscoperto questo desiderio, perché sono quelle cose che ci aiutano a, come dire, godere meglio, a vivere meglio, ad apprezzare meglio, a gustare meglio ciò che noi vorremmo. E quindi bisognerebbe invece in questa nostra società adoperarsi per un'inversione di marcia. Quindi ciò a cosa porta? A una ricerca dell'eccitazione a ogni costo. L'esasperazione incontrollata degli stati d'animo che sembrano essere un segno di vitalità ma che in realtà non lo sono, è il contrario. Quindi educare alla morale comporta risvegliare slanci, desideri, passioni profonde, facendoli emergere da quelle pulsioni occasionali indotte spesso dall'esterno, come non so, la pubblicità, le mode e quant'altro. E questa è la prima sezione. Ora addentriamoci in quella che è e dovrebbe essere la morale, ma per attrazione. Allora, dice l'articolo, la morale dell'attrazione, ecco, sboccia piuttosto dall'umile sforzo di armonizzarsi con la vita e di si conquista, attraverso un'intima disciplina. E il Vangelo, del resto, a suggerire questa impostazione, perché troppo spesso si perde di vista che nel discorso delle beatitudini riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 dal versetto 3 in poi, che è la Magna Carta poi del cristianesimo, beati eccetera, significa felici, quindi volere essere felici. Ciò però non elimina il dovere e le regole, ma li subordina a un fine da cui si è affascinati, come dire che sposandomi mi assumo l'impegno di non tradire il coniuge, ma questo impegno ha il loro significato nell'amore per l'altro, quindi è frutto appunto di quest'amore per l'altro. Questo è il vero senso, il vero significato. Quindi non è un qualcosa di esterno, cioè come a dire un'imposizione di esterno, ti sposi non devi, no, invece non devi, ma più che non devi, non lo fai perché appunto è frutto dell'amore per l'altro. E quella che è proposta poi nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 23a, quindi nella prima parte, se uno mi ama osserverà la mia parola, dice Gesù. L'amore, il tutto, il fulcro, ciò che muove tutto, che sta a fondamento di tutto, è per l'appunto l'amore. Quindi l'amore, una passione suscitata da Dio nel cuore umano, non un freddo dovere, è alla base della morale cristiana. Quindi l'amore è alla base della morale cristiana. Per non rischiare, dice e continua l'articolo, di ridurre l'educazione etica dei nostri giovani al semplice rispetto di regole e dunque di doveri e di divieti. No, non doveri e divieti, ma tutto è e deve essere frutto di questo amore che Dio ha riversato nel cuore di ogni persona. Perché, e qui mi ripeto, ma credo che sia conclusione di questo breve commento, di questo stupendo articolo doveroso,
ciò che sta a fondamento di tutto, ciò che muove tutto, ciò che può cambiare tutto e quindi la nostra stessa società e quindi il cuore dell'uomo, perché la società siamo noi, è per l'appunto quest'amore infinito, eterno, misericordioso che Dio ha riversato nei nostri cuori. Bene, io mi auguro che sia stato di vostro gradimento questo articolo che ho scelto per voi, spero di sì, e quindi spero che questo articolo, questo breve commento, la presentazione iniziale, quindi il tutto, possa avervi convinto che vale la pena abbonarsi a questa bellissima, stupenda rivista, organo ufficiale del rinnovamento dello Spirito Santo. Grazie, buona giornata, alleluia e ben rivista.